un pubblico ristretto, però insomma pochi ma buoni, come si dice in questi casi. Mi sentite bene? Si sente? Perché ho un po' di ritorno qui, ma se si sente bene siamo a posto. Ciao a tutti, io sono Cristiano Racca, vi parlerò, come si intuisce dalla slide, di dati. Nello specifico vorrei parlarvi di Big Data, che è una parola un po' bruttina, dopo vediamo perché, però è una parola molto di moda, che sicuramente avrete già sentito, anche perché ormai se ne parla anche dal panettiere di Big Data, quindi questo gioca a nostro favore. Quello però su cui vorrei puntare e attirare la vostra attenzione è il valore delle persone all'interno del fenomeno Big Data. Due parole su di me: io sono Cristiano Racca, come vi dicevo, lavoro in Topics. In Topics mi occupo di dati e di processi di innovazione legati ai dati. Topics è un consorzio no profit che fa diverse cose. In primis gestisce un'infrastruttura tecnologica per la gestione dell'Internet Exchange del Nord-Ovest Italia e poi ha attivato nel corso degli anni un programma di sviluppo per progetti innovativi con forte matrice tecnologica e internet-based. In questo ambito si colloca la componente dati e nello specifico anche una componente di formazione con il corso Big Diver, che è poi un po' il motivo per cui mi sono avvicinato al tema dati. Tra le altre cose organizzo anche il Torino Data Beers, che è un meetup in cui si parla di dati e soprattutto si bevono molte birre, che è sempre il lato più divertente della serata. E nel 2015 ho scritto un libro che si chiama Creare valore con i Big Data. È un libro che ormai ha un paio di annetti. Se lo comprate mi fate felice, non divento ricco come tutti gli scrittori. Come vi dicevo, il tema Big Data si colloca ormai come una bolla mediatica, un forte hype, tutti ne parlano, pochi hanno ben capito di che cosa si tratta. Diciamo che il problema sta nel fatto che Big Data è una parola che dice tutto e dice niente. Lo stesso termine big mi dice grande, sì, ma grande quanto? Stiamo parlando di un giga, di un tera, di un peta di dati, di quanto stiamo parlando? È un termine che mischia insieme aspetti qualitativi e quantitativi, aspetti di ricerca, aspetti di business, aspetti tecnologici, ma anche aspetti di processo. Quindi sostanzialmente è un gran caos. Va benissimo quando si deve vendere un prodotto, quindi i grossi vendor che stanno costruendo il loro business su Big Data, insomma, vanno a nozze, perché in qualche modo riescono a vendere tutto sotto questo cappello, però gli addetti ai lavori, quelli che poi devono utilizzare questi Big Data, diciamo che non amano troppo questa parola. Personalmente, quello che penso è che avere una parola che identifica un fenomeno in ogni caso aiuta a creare consapevolezza sul termine. E questo, quando si parla di dati, è molto importante. Il tema della consapevolezza è estremamente importante quando parliamo di dati. Vediamo dopo perché. Più che non parlarvi di Big Data in quanto tali, mi piace iniziare questo talk dicendovi perché siamo arrivati a parlare di Big Data oggi. Okay? Sicuramente è una questione di disponibilità di dati. Non vi dico niente di nuovo quando... Se pensiamo al numero di dati che stiamo producendo e accumulando nel corso del tempo, i sensori, gli smartphone, le mail, lo spam, insomma, che è ben più grande delle mail che ci interessano. Quindi stiamo accumulando un patrimonio digitale imponente. La cosa interessante però non è tanto quanto stiamo accumulando, è il fatto che questo patrimonio digitale che oggigiorno in qualche modo, di cui oggigiorno in qualche modo disponiamo, di fatto lo abbiamo accumulato negli ultimi 10 anni. E quindi questa sproporzione enorme di crescita di dati è avvenuta veramente negli ultimi 5-10 anni e questo trend sta continuando a crescere. L'altro elemento su cui è bene attirare l'attenzione è il fatto che normalmente siamo abituati a pensare come dati, o meglio, siamo abituati a pensare i dati come oggetti, come elementi creati dagli esseri umani. Beh, il trend e le statistiche ci dicono che in realtà a breve questo trend si invertirà e coloro che produrranno più dati saranno, ahimè, le macchine. Qui si innesta il tema dell'Internet of Things, l'Internet delle cose, il tema dei sensori, il tema dell'Industry 4.0, però questo è un dato di fatto. Quindi a breve la maggior parte dei dati saranno creati da robot, macchine, bot, quello che volete. L'altro elemento importante su cui bisogna attirare attenzione è che normalmente pensiamo ai dati come dati strutturati. Cos'è un dato strutturato? Una tabella Excel è un dato strutturato, è fatto a righe, è fatto a colonne, ok? Ma quello è soltanto una piccola percentuale dei dati di cui realmente disponiamo. L'80%, quindi questa
grossa proporzione, la base dell'iceberg, se vogliamo, è costituita da dati che non sono strutturati. Testo, testo libero, linguaggio naturale, quindi la conversazione, video, immagini, e di fatto stiamo iniziando soltanto ora ad esplorare questa grossa fetta di informazioni. Quindi, sicuramente un problema, una questione, un elemento abilitante è la disponibilità dei dati. L'altro elemento abilitante per il fenomeno di Big Data sono gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione. Qui ce ne sono riportati alcuni, il tema del machine learning, su cui ritorneremo più avanti, quindi l'apprendimento automatico, il tema del network science, quindi la scienza che studia le reti e come si interconnettono i nodi e le cose, la data visualization, lo studio del linguaggio naturale. A ben guardare, molti di questi non sono realmente nuovi, nel senso che il machine learning, piuttosto che l'intelligenza artificiale, si studia da una ventina d'anni in maniera approfondita. Quello che è cambiato negli ultimi anni è il fatto che molti di questi oggi sono realmente appannaggio di una comunità più ampia, quindi non soltanto della ricerca applicata o della ricerca scientifica pura, ma grazie alle API, grazie anche a soggetti importanti come Google, diventano appannaggio di tutti. In qualche modo possiamo relativamente in modo facile interfacciarci con questi strumenti. È anche una questione di infrastruttura. Abbiamo anche degli strumenti che ci permettono di computare una grande mole di dati. Ci viene in soccorso il cloud, che ci dà potenza computazionale scalabile. Ci viene in soccorso l'high performance computing. Anche questo non è un tema nuovo. In Europa si parla di HPC da diversi anni. Però anche qui si sta leggermente spostando il paradigma e sempre di più si cerca di rendere disponibili questi strumenti alla comunità scientifica, anzi alla comunità tutta, non soltanto quella scientifica. Le reti sono sicuramente importanti, stanno evolvendo nell'ottica di darci una latenza di trasferimento dei dati molto più bassa, e questo ci aiuta quando abbiamo a che fare con dati in real time, e questo è forse il termine che è un po' più nuovo negli ultimi anni. I data frameworks, cosa sono? Beh, sono i vari Hadoop, Apache Spark, Flink e altri. Qual è il cambio di paradigma? Prima prendevamo i dati, li mettevamo dentro un database, tipo MySQL, tipo anche non relazionale, comunque un database. Poi quando ne avevamo bisogno li tiravamo fuori e li facevamo computazione. Adesso con questi data frameworks riesco a fare tutto nello stesso oggetto. E quindi in qualche modo io ho un unico strumento che mi permette di raccogliere i dati, gestirli, esporli a terzi tramite API, ma soprattutto computarli all'interno dello stesso strumento. E questo è un grosso cambiamento che si sta facendo negli ultimi anni, anche con strumenti open, quindi anche qui disponibili in maniera aperta. E poi c'è, quindi al fianco della disponibilità dei dati e al fianco degli strumenti tecnologici, c'è un grosso salto culturale che stiamo facendo. C'è questa consapevolezza di non vivere un sistema fatto così, a griglia, ma piuttosto vivere un sistema fatto così. È tutto il tema della scienza dei sistemi complessi, dove in qualche modo si va contro il riduzionismo classico in cui insomma, le parti costituiscono il tutto. Qui è un sistema in cui le singole parti sono interconnesse tra di loro, e proprio perché sono interconnesse il sistema che ne deriva è ben differente. Quindi abbiamo caratteristiche emergenti che emergono dal fatto che i nodi sono interconnessi fra di loro, sono non lineari, quindi 2 più 2 non fa 4 nel mondo dei sistemi connessi, perché abbiamo insomma, parti che componendosi fra loro danno vita a sistemi complicati. Anzi, complessi. Sono sistemi che si auto-organizzano in qualche modo e, ripeto ancora una volta, dove le connessioni sono il vero cuore del problema. Questa consapevolezza chiaramente sta cambiando molto le cose, quindi in qualche modo il tema di Big Data si interfaccia molto con il tema scientifico in cui la scienza dei sistemi complessi, scienza tra virgolette, perché non c'è ancora un paradigma reale come, non so, la termodinamica in qualche modo, però sta crescendo e sta evolvendo. I big data ci permettono di fare delle cose interessanti e soprattutto ci permettono di abilitare dei nuovi paradigmi. Molti, forse qualcuno di voi ha sentito parlare di correlazione versus causalità nel tema dei big data. Qualcuno in questo piccolo pubblico ne ha già sentito parlare, l'avete già sentito il termine correlazione. Di che cosa si tratta? Beh, il tema è questo: se io in una data finestra di tempo osservo un fenomeno che ha un certo andamento, ok?
e nella stessa finestra di tempo osservo un altro fenomeno che ha un andamento molto simile, posso dire che questi due fenomeni sono in qualche modo correlati. C'è un nesso di causalità, quindi il fenomeno 1 è interconnesso direttamente col fenomeno 2? Forse, non è detto. La correlazione non mi dà la garanzia di causalità. Però quello che cambia è che nel mondo dei big data, quando il campione statistico è sufficientemente ampio, questa informazione di correlazione mi permette di fare delle ipotesi, mi permette di fare delle previsioni sufficientemente attendibili. Okay? Esempio classico in questo contesto, Google qualche anno fa aveva messo in correlazione la diffusione dell'influenza, quindi di un ceppo influenzale, con il numero di ricerche dei sintomi influenzale sul loro motore di ricerca. Okay? I due fenomeni, non c'è un nesso causale diretto. Non è che necessariamente quando io sto male vado su Google e cerco i sintomi influenzali, però osservando l'andamento della crescita del virus, quindi la diffusione del virus, e la crescita delle ricerche su Google affini al tema influenza, in qualche modo avevo due andamenti molto simili. E quindi con l'uno riuscivo a prevedere l'altro. Okay? Infatti Google riuscì con un anticipo di qualche giorno a prevedere il picco influenzale che sarebbe avvenuto di lì a poco. E questa è un'informazione molto importante. Ripeto, correlazione non è causalità e quindi bisogna fare ben attenzione. Abbiamo di nuovi mantra abilitati con i big data, si parla tanto anche di data driven decision making. Che cos'è? Beh, semplicemente io dai dati cerco di ricavare dei modelli, possibilmente scientifici, quindi o avvalorati da ricerche scientifici, e grazie a questi modelli riesco ad abilitare delle decisioni. Questo perché? Perché nella realtà dei fatti, quando i decisori politici prendono delle decisioni, spesso non lo prendono sulla base dei dati, ma lo prendono sulla base delle loro sensazioni, della loro esperienza. Ora, non si tratta di sostituire l'uno con l'altro, si tratta di supportare quella che è il meccanismo decisionale classico con quello basato sui dati. La cosa divertente di questo sistema è che quanto più utilizzo i dati, quanto più imparo a raccoglierli. E di conseguenza i miei dati saranno nel tempo migliori e quindi anche le decisioni saranno più affini e più puntuali. I big data hanno in qualche modo abilitato un vero e proprio nuovo stack. Cos'è uno stack? Un protocollo, una pila di oggetti tramite cui posso fare delle cose. Nello specifico, lo stack che va per il maggiore in questo momento è il tema big data da una parte e machine learning dall'altra. Machine learning di per sé è un'altra buzzword, anche qui se ne sente parlare anche dal panettiere tra un po', di machine learning. Qualcuno sa di che cosa si tratta? Vediamo, non ti sento. Perfetto. Il punto è che appunto grazie alla capacità delle macchine di apprendere, grazie al tema dei big data, siamo adesso capaci di addestrare algoritmi scientifici molto meglio di quanto facevamo in passato. Tutto questo grazie ai dati. Per chi non è familiare con il tema del machine learning, faccio una micro parentesi, scusate se banalizzo. Sostanzialmente quando si fa dell'apprendimento automatico basato sui dati, io prendo i miei dati, li divido in tre parti non uguali, perché sostanzialmente queste sono la metà del mio campione e questo è un quarto e un quarto. La prima metà la utilizzo per addestrare i dati, per addestrare gli algoritmi, scusate. Quindi mi serve da training a tutti gli effetti. Utilizzo questo secondo campione che chiamo validation per capire se ho addestrato bene e quindi se sto facendo bene il mio lavoro di addestramento e utilizzo il data test, quindi l'ultimo campione di dati, per misurare quanto è accurata la mia predizione, quanto è accurato il mio modello scientifico. Faccio un esempio, molto semplice, molto banale. Supponiamo di avere questo campione di dati, ok? Un classico problema di apprendimento è, partendo da questo campione, che chiaramente non è big data, capire cosa succede quando io sono qui. Quando sono qui, sull'asse delle Y, dove sarà il mio pallino? Ok? Allora, dai dati, anche qui attraverso dei modelli scientifici, in questo caso molto semplici, la cosa più facile che posso fare è dire
questo è una regressione lineare, dico che c'è una retta che passa più o meno qui, e quindi basandomi su questo modello, che è relativamente facile, relativamente semplice da stipulare, dico che qui è il punto in cui vado a posizionare il mio pallino. Quanto è accurata? Beh, lo dovrei studiare usando un campione di test, ok? Chiaramente i modelli nella pratica, quelli che si usano per prendere decisioni, sono molto più complessi di questi, vanno molto meglio, sono un andamento molto più complicato, però sostanzialmente ci si basa sempre su questo concetto. Che cosa posso fare con gli algoritmi di apprendimento? Tante cose, e tante cose che in qualche modo funzionano già oggi. Il tema delle famose macchine che si guidano da sole è un problema di apprendimento. E quindi anche qui non stiamo parlando di futuro, perché se andate a Mountain View in California vedete questi oggetti brutti, perché sono brutti effettivamente, però questo non dipende dai big data, che girano senza un autista. Okay? E girano senza un autista perché si basano su modelli di apprendimento basati su che cosa? Sui dati. I dati di traffico, i dati di Google Maps, eccetera, eccetera. Tramite i modelli di apprendimento abbiamo insegnato alle macchine a giocare dei giochi anche complicati. Sì, mi dite voi, le macchine hanno battuto gli scacchisti diversi anni fa, però il gioco degli scacchi per una macchina è un gioco facile, perché ha un numero di combinazioni relativamente basso, ok? Posso gestirlo con un albero di decisioni. Questo gioco qui è un gioco che va molto in Asia, io sinceramente non sono capace di giocarci, si chiama Go, ok? Tipo una dama cinese in cui bisogna mangiare le pedine avversarie. Ora, guardate il numero di combinazioni che c'è nel caso degli scacchi e quello che c'è nel caso di Go. Questo numero qua è più o meno tanto quanto il numero di atomi dell'universo, per darvi una dimensione. E quindi vuol dire che non posso più applicare questi alberi decisionali. La macchina deve imparare a giocare in qualche modo, deve simulare quello che è il comportamento umano. Bene. AlphaGo, che è un oggetto di un algoritmo, una macchina ideata da Google, ha battuto non solo il campione europeo di Go, ma anche quello asiatico, che insomma ha decisamente più peso e più importanza. Grazie ai modelli di apprendimento abbiamo insegnato alle macchine a riconoscere le immagini, ok? Immagini anche complicate, perché non stiamo distinguendo una rana da un gatto, quindi stiamo distinguendo due razze diverse. Io sinceramente non sapevo neanche dell'esistenza di queste razze animali. Però anche qui, in uno dei contest famosi che si chiama ImageNet, un algoritmo, se non mi sbaglio, di Microsoft, ha battuto come accuratezza della precisione un essere umano nel riconoscere le immagini. Ok? E anche qui non è futuro, è qualcosa che è già successo. Il tema dei bot, dei chatbot, sicuramente anche qui l'avete già incontrato, perché se ne fa un gran parlare. Che cosa sono i bot? Sono questi amici che io aggiungo su Messenger, su Telegram, e in realtà non c'è una persona dall'altra parte, ma c'è un algoritmo che mi risponde come se fosse un essere umano. L'addestramento di questi, il fatto che questi algoritmi si comportino come un essere umano, è dettato da un problema di addestramento basato sui dati. Veniamo alla parte finale della presentazione. Abbiamo in qualche modo cercato di raccontarvi perché sono importanti i dati e quali sono i cambi di paradigma abilitati dal tema Big Data. Quello che vi ho detto all'inizio è che vorrei concentrarmi anche sul motivo per cui sono importanti le persone in questo scenario, almeno per adesso, perché poi in futuro potrebbe cambiare. Perché sono importanti le persone? Perché le macchine sono stupide, almeno in prima battuta, e quindi se io dico a una macchina che 2 più 2 fa 5 e glielo dico un tot numero di volte, poi magari una volta mi azzecco e dico che 2 più 2 fa 4, però la macchina mi dirà che 2 più 2 fa 5. Non c'è elaborazione, ok? Questo è un bene o un male, dipende dai punti di vista, ma è un dato di fatto. E quindi, poiché i dataset di addestramento li preparano esseri umani, beh, l'uomo conta, ok? Abbiamo visto il tema del riconoscimento delle immagini, ok? Però per addestrare una macchina a riconoscere quei due cani, ci va qualcuno che prima abbia messo delle etichettine sulle immagini. E questo lavoro qua lo fanno gli esseri umani. Lo fanno spesso volentieri tramite un oggetto che si chiama Mechanical Turk, che è un prodotto di Amazon, che praticamente ti paga dandoti dei piccoli reward economici a patto che tu gli metta le etichettine sulle immagini. Okay?
qual è il problema? Che non possiamo dare per scontato che tutti gli esseri umani si comportino nello stesso modo. Okay? Non esiste l'uomo quadratico medio, non esiste l'uomo medio. E quindi uomini diversi, di fronte alla stessa immagine, mettono etichette differenti. Se io vi chiedo, si vede dal fondo questa immagine qua, se io vi chiedo di mettere un'etichetta qui, cosa mettete? Spiaggia? Forse. Cioè, è seminudo, col costume, esibizionista, non lo so, cosa mettete? Qualcosa del genere. Se metto queste due immagini, beh, cambia. Perché qua sembra più l'uomo di famiglia, insomma, una scena più familiare, ancora in canottiera, sempre occhiali da sole. Se metto anche questa, questo è lo stesso tipo, ma è vestito da soldato. E se io vi chiedo di taggare queste tre immagini, e lo chiedo a tutti voi separatamente, le etichette potrebbero essere leggermente differenti. Però quelle etichette lì sono quelle che poi determinano l'addestramento. E quindi qui giochiamo un peso importante. Non è tanto una questione tecnologica, il modello è sempre lo stesso al fondo. Alla fine userò sempre un machine learning, ma le etichette che ho messo cambiano tanto ed è il motivo per cui non basta avere il tool, servono anche i dati preparati in un certo modo. Abbiamo parlato prima di correlazione e causalità, se io non faccio attenzione rischio di mettere in correlazione cose che non hanno nessun senso. Questo esempio qui c'è l'andamento di quanto viene speso su scienza, tecnologia in America e il tasso di suicidi in una finestra temporale comparabile. Beh, se guardate le due curve, questa si vede poco, però sono estremamente simili, no? Se vale quello che vi ho detto prima, cioè che se io ho correlazione quando due fenomeni nella stessa finestra temporale hanno un andamento simile, beh, qua c'è una correlazione. Però non posso dire che più spendo su scienze e tecnologie, più ci sono suicidi. Sarebbe, insomma, un messaggio poco edificante dal punto di vista politico. E poi chiaramente quando si parla di dati bisogna prestare attenzione a quello che sono i diritti umani, no? Perché poi anche qui il rischio è di far prevaricare il modello, far prevaricare la scienza e dimenticarsi di quello che sono i singoli diritti umani. Questo è un esempio famoso. AOL aveva lasciato, che è un provider americano di telefonia e servizi delle comunicazioni, ha rilasciato un dataset che insomma, in qualche modo comprendeva 150.000 utenti. Il New York Times, facendo reverse engineering sul dataset ed incrociandolo con qualcosa di molto complicato, cioè la rubrica telefonica, è riuscito a risalire a una persona specifica. Cioè un dataset che doveva essere anonimo in qualche modo mi ha permesso di ritornare a un singolo individuo. Questo non può succedere. È come se dicessi quanta gente c'è oggi qui a Mirafiori vestita con le scarpe blu, i pantaloni blu, la camicia azzurrina e il gilet blu, e si torna al singolo. Questo non deve capitare perché, di nuovo, prima di tutto devono venire i diritti umani, okay? Anche nel contesto dei big data. Ora, ultimissima parte. Qual è il problema che in qualche modo stanno affrontando un po' tutti? Il problema è che avere a che fare con i dati richiede competenze specifiche, anche di un certo livello. Perché se vale tutto quello che ho detto fino adesso, mi servono competenze di computer science, quindi di scrivere codice sostanzialmente, perché i dati sono informazioni digitali, devo gestirli con dei sistemi informatici. Ho bisogno di un po' di nozione di statistica, un po' di nozione di matematica, che sono proprie di un altro contesto, quello più scientifico. Ho bisogno di competenze verticali sul contesto, perché poi i dati che vengono dalla biotecnologia sono ben diversi dai dati che vengono dalla logistica. E quindi ho bisogno di anche dell'informazione di contesto. In mezzo a questi tre cerchiolini, c'è il tema della data science e nello specifico ci sono queste figure un po' mitologiche ricercate tanto e ben pagate soprattutto all'estero dalle aziende che sono i data scientist. Qual è l'elemento critico? Che se io non ho uno dei tre rischio di fare grossi danni, perché se io ho soltanto per esempio le competenze di scrittura di codice e quelle matematiche ma non ho la competenza di contesto. Viceversa, se io ho la competenza di contesto e le competenze informatiche, non ho,
uno quello che è il sostegno della scienza, la validità scientifica, la prova inconfutabile di un modello matematico. E quindi queste danger zone sono realmente critiche. Quello che in qualche modo stiamo cercando di fare è di stimolare la creazione di queste figure interdisciplinari. A ben guardare non si tratterà tanto di avere un singolo data scientist formato su tutto, si tratterà di fare un processo di conversione, soprattutto nelle aziende e anche nelle università, in cui formeremo dei team con una prospettiva, un approccio data driven. Ok? Su questo ci tengo molto perché noi siamo partiti nel 2012 con un corso di formazione su queste tematiche. Adesso nel tempo si sono strutturate anche le università e quindi ci sono molti programmi, molti master sul tema scienza dei sistemi complessi piuttosto che big data, piuttosto che data science. Io continuo a sostenere che serva più questo tipo di approccio, un approccio basato sull'esperienza, basato sulla contaminazione, sull'interdisciplinarità, piuttosto che non approcci verticali, lineari, standard. Un po' perché sono di parte, quindi devo vendere quello che faccio nella vita. Però realmente, poi nella pratica dei fatti, ripeto, è uno scenario molto fluido, molto dinamico, in cui sostanzialmente quello che stiamo imparando, quello che stiamo adottando l'abbiamo sviluppato un mese fa, un anno fa, cioè è molto frizzante. E quindi l'università in questo contesto è importante che fornisca le basi, però poi l'esperienza sul campo è quella che dà il peso grosso. Come vi dicevo, noi lavoriamo da qualche anno su queste tematiche, nello specifico abbiamo un corso di formazione che si chiama Big Dive, un corso di formazione intensivo di 5 settimane, la sesta edizione partirà a giugno, quindi fa pochissimo, e ancora prima, in qualche modo, si chiudono le iscrizioni, che si chiudono domani, ahimè, siamo molto a ridosso. Però se qualcuno dei presenti può essere interessato in qualche modo, io sono chiaramente a disposizione per fornire maggiori informazioni. Questo corso di formazione cerca di ricalcare quello che abbiamo imparato sul campo e quindi fornire un approccio interdisciplinare, ed infatti il nostro programma ha una componente di coding, di data driven development, una componente di science, dove c'è machine learning, network science, statistica, e una componente di data visualization, perché anche quella è una componente chiave in questo settore. Quindi sono 5 settimane full time, ripeto, partiamo il 19 giugno con la sesta edizione, domani scadono le iscrizioni. Questo è il sito, se volete maggiore informazione. Ho finito.